Ma adesso è il momento che attendiamo un po' tutti, perché siamo curiosi di sapere cosa ci racconterà il nostro caro Domenico Masiello. Buon pomeriggio, carissimo. Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio a te e benvenuto su Radio Potenza Centrale. A noi fa piacere sempre ospitare giovani emergenti, ma soprattutto il tuo calibro, perché sei un artista tutto tondo. Come stai? Ti ringrazio, Alberto. Buon pomeriggio agli amici di Radio Potenza. Io sto bene, abbastanza. Bene, poi, bene. Tu come stai? Sì, diciamo, ci stiamo riprendendo pian piano. Dai, Domenico, dobbiamo essere onesti. Allora, il tuo brano qui su Radio Potenza Centrale ha avuto un grande successo per gli intenditori di un certo tipo di musica. Hanno apprezzato, sono stati veramente contenti, hanno fatto anche i complimenti in alcuni programmi quando facevo il pomeriggio insieme, perché è davvero fatto molto molto bene. Raccontaci un po' dove è nata Flyaway. Bene, è una cosa che mi fa piacere. Flyaway nasce, è una mia composizione. Io sentivo il bisogno di comporre, perché diciamo nella mia vita ho fatto sempre interprete, e quindi sentivo il bisogno di effettuare questa composizione. È nata in un periodo particolare nella mia vita, in un periodo in cui ho sofferto per la perdita di una persona molto cara, e è venuta quasi d'istinto, è stata una composizione uscita di getto, poi l'ho lavorata e solo dopo l'ho proposta a questo mio produttore, che è Piero Losenno della Mix & Mastering qui a due passi da casa mia, e il brano gli è piaciuto e l'abbiamo cominciato a lavorare insieme per trovare quel sound e quel giusto tocco anche moderno, sì, per provare appunto a lanciarla. La cosa è riuscita, diciamo, siamo abbastanza, sì, soddisfatti, credo, che lui è andata molto, perché alla fine dei conti, diciamola tutta, sei lucano, perché che ti ascolta anche dal nord tramite lo streaming, per la precisione, esatto. Di dove, diciamola tutta questa cosa. Io abito a Marconia di Visticci. Bene, bene. A due passi dal mare. Beh, bellissimo Marconia. Lucano Doc, allora, a questo punto. Allora, Lucano Doc. Esatto. Allora, io quello che quando ho ascoltato il tuo brano ho intuito una cosa, non so se te l'hanno già proposta, spero di sì. È una, davvero sembra una colonna sonora di un film. Straordinario. È una cosa che brano. Mi hanno detto. Veramente, se l'ascolti ad occhi chiusi ti trasporta in un mondo tutto suo questa canzone, perché è veramente molto bella. Hai avuto, non so, dei messaggi da parte di qualcuno, complimenti? Come è andato sui Digital Store? Tutto ok? Sì, no, sul Digital Store il brano sta andando ancora bene. Parlo su Spotify, parliamo comunque di un genere ancora un po' di nicchia, però io penso che ci sono i presupposti affinché questo genere venga ascoltato sempre di più nelle varie fasce della nostra, diciamo, della nostra popolazione in generale. Il brano è andato bene, continua ad andare bene, ho ricevuto diversi feedback positivi, alcuni anche non positivi, però fa tutto parte del gioco. Ma no, come mai? Perché sicuramente c'è anche chi questo genere lo pratica molto più di me, e magari più che feedback negativi sono stati consigli su come poter migliorare questa tipologia di musica, e io ovviamente accetto e prendo sempre con grande serenità. Io questa cosa non l'ho notato, non so, magari se hanno scritto sotto qualche post, sotto il video, però giustamente se uno, il maestrino di turno dice no, devi fare così, devi per forza fare così, alla fine dei conti ogni categoria musicale secondo me ha il suo top, quindi faccio l'esempio, tu sei un maestro secondo me, perché io ho visto anche dei video, hai fatto un qualcosa di Gigi D'Agostino che mi è venuta la pelle d'oca con il pianoforte. Stavo dicendo appunto, tipo, i ragazzi di oggi sono tutti orientati su un genere che a me, sì, non piace. A me piace la musica fatta davvero come la fai tu, come fanno tante altre band, musicisti. Però spero che davvero questo genere, quello che porti tu avanti, possa dare anche il là per tanti ragazzi di imparare a fare musica, imparare a fare conservatorio e tanto altro. Sei d'accordo, sì, su questa cosa? Io sono d'accordissimo con te, e questo mio nuovo progetto, sì, che sto portando sempre avanti con il mio produttore, e diciamo vuole ridisegnare un pochino quello che è l'ambito della musica classica, cioè
non dobbiamo più pensare che col violino si fa soltanto Bach, Mozart e via dicendo. È falso. Con i nostri strumenti si può fare tutto, si può ripensare anche un sistema di musica classica che deve essere ascoltato in un certo qual modo da tutti, perché è un genere secondo me ascoltabilissimo. Oggi è chiaro, va molto il rap, il trap, sono tutti generi che ovviamente spopolano. Ma io cerco di fare qualcosa di diverso, ma sì, non perché mi voglio porre su una posizione superiore, perché ho gli studi musicali effettuati, quelli servono, però serve pure altro. È vero, sì, sì, sono d'accordo. Sono non d'accordo, è soltanto una questione di studio, ecco, cioè, quello sicuramente ci vuole, viene fatto ed è importante farlo, però poi c'è anche dell'altro. Beh, su questa cosa secondo me ne possiamo parlare all'infinito, perché c'è gente come te che ha studiato ed è lì, e gente che non sa neanche le sette note e non sa le note negli spazi e sulle righe quali sono, e sta vende milioni di dischi e c'ha soldi a non finire. Però penso pure, Alberto, che se qualcuno, nel senso, chi ha le qualità comunque esce fuori, mo al di là, sì, di quello che vogliamo dire noi. Certo. Il grande paradosso, il grande problema dei giorni nostri è piacere a qualcuno, e questo è poi importante. È giusto. Caro Domenico, vogliamo dire ai nostri amici se hai qualche progetto nuovo in porto, cosa ci riservi per l'estate e l'anno prossimo, magari? Sì. Questa era una cosa che avevamo detto di dire, l'avevo annunciato anche sui social. Io sto lavorando su un album tutto mio, e ancora non so se sarà un album o se un EP, vedremo, molto probabilmente è un EP. Questo progetto arriverà sicuramente, insomma ci vorrà ancora un po' di tempo, perché molti brani sono pronti, però alcuni sono ancora in fase di studio e di lavoro. Però io, oltre alla musica tutta mia, per quanto riguarda il mio stile classico moderno, lavoro anche delle cover, e prossimamente usciranno delle cover, una, e ormai stiamo soltanto fissando la data su quando farle uscire, è una cover di una canzone famosa dei Queen, bello, rifatta in una versione classico moderno. Stiamo lavorando con questa è una musica già pronta, stiamo studiando adesso il video con l'altra persona che mi segue, che è Rocco Grieco, che ha la sua azienda di produzione fotografica e video, e stiamo lavorando adesso sul video, e poi usciranno altre cover dei Queen e anche musiche, sto lavorando pure su di una musica di un famosissimo cartone animato. Ah, bene. Che però non ti spoilerò di più. No, vabbè. Magari quando ti va mi dici, Albert, facciamo un'intervista al volo o delle notizie esclusive. Quello volentieri, sicuramente. Farebbe piacere anche però a noi. Questi saranno i progetti estivi qui a breve termine. Ottimo. Usciranno 3-4 musiche su queste cose qua, poi sul mio lavoro. Sicuramente su Radio Potenza centrale, grazie mille. Allora ti leggo alcuni messaggi, perché poi volevo farti l'ultima domanda e ci lasciamo. Ci scrive Rocco da Potenza, il presidente del gruppo Top Potenza Centrale, lui ha formato un gruppo di tutti i radioascoltatori. Scrive: buon pomeriggio caro maestro, fai della musica eccezionale, a me piace tantissimo. Grazie Rocco, per questo messaggio. Poi abbiamo Annalisa invece che ci ascolta da Tricarico in provincia di Matera. Complimenti Domenico Masiello, io ho ascoltato su Radio Potenza Centrale, non vedo l'ora di ascoltare tutto il tuo lavoro messo insieme. Bene, ci fa piacere. Grazie. Un'ultima domanda, non so se magari ce l'hai in mente, io ti farei la proposta di fare un vinile sulla tua musica. Ma guarda, è una cosa che stavamo parlando proprio ieri sera con mio padre, poi parliamo, e mio padre un pochino non ti capacitava del perché questo ritorno al vinile, eppure è una cosa che sto prendendo in considerazione. Dice che sta ritornando molto di moda. Sì. Io ho ancora i miei giradischi quando ho iniziato a fare il DJ, e se tu fai un LP mi devi avvisare subito, ti prego. Vabbè. Sicuro, questo è scontato. Va bene, caro Domenico, per me è stato un piacere, per gli amici di Radio Potenza Centrale, quando vuoi, questa è casa tua. Noi ci lasciamo appunto con Flyaway, grazie, il tuo lavoro, e ci sentiamo molto molto presto. Ciao Domenico, un abbraccio. Ciao, buon pomeriggio, grazie.